Il progetto Stalla 2020, domanda di aiuto numero 21999, si inserisce nel programma di sviluppo rurale per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie della filiera agroalimentare nella regione Marche. La valutazione della qualità del latte è basata principalmente su requisiti di legge, anziché su parametri correlati alle tecnologie di trasformazione e di qualità del prodotto finito. Da questa considerazione scaturisce l'esigenza di favorire la competitività del latte autoctono, non adeguatamente valorizzato nella determinazione dei requisiti del latte. Il progetto Stalla 2020 nasce in primo luogo per contribuire a sensibilizzare le persone sulla relazione tra il polimorfismo lattoproteico e alcune caratteristiche quali quantitative del latte prodotto nelle stalle marchigiane e in secondo luogo per definire una qualità reale e condivisa del latte, documentata in un'ottica di filiera strettamente correlata al territorio marchigiano. Protagonista del progetto Stalla 2020 è la beta caseina di tipo A2. Le caseine rappresentano circa l'80% delle proteine del latte bovino e presentano un polimorfismo molecolare che si traduce in differenti proprietà chimico-fisiche e biologiche delle stesse proteine. La beta caseina rappresenta circa il 36% del totale delle caseine e le varianti più frequenti nelle razze bovine da latte sono due. Variante A1, variante divenuta prevalente in particolare nella razza frisona, e variante A2, originariamente più diffusa. L'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha riconosciuto una differenza nei tempi di digestione della variante A1 e A2 della beta caseina del latte, legata al diverso processamento delle due varianti proteiche a livello intestinale. Il rapporto delle diverse varianti proteiche espresse nel latte, compresa quella della beta caseina, è legato alle loro distribuzioni alleliche nelle diverse razze e popolazioni bovine. Il cambiamento degli obiettivi di selezione degli ultimi decenni ha portato, nella maggior parte dei paesi europei, ad una modifica della composizione nelle diverse razze bovine. È stato ipotizzato che questi cambiamenti nella composizione genetica delle razze abbiano avuto un impatto anche sulla composizione del latte, incluso sulle varianti della proteina. Principale obiettivo del progetto: definire un modello di gestione della stalla che sia poi ripetibile nel futuro per il controllo di caratteri genetici in funzione delle esigenze delle singole aziende. Si è resa necessaria una mappatura iniziale delle stalle partner di progetto per determinare la variabilità genetica, distribuzione dei genotipi rispetto al locus di interesse della beta caseina. Si è reso necessario un preciso piano di management della stalla. I piani di accoppiamento sono stati effettuati con attenzione nel corso del progetto, selezionando il seme bovino, rigorosamente omozigote A2/A2 per la beta caseina, più idoneo per ciascuna stalla. Il miglioramento continuo del prodotto finito latte e il benessere animale hanno rappresentato due driver fondamentali nel corso del progetto. L'igiene degli animali e la sanificazione degli ambienti sono indispensabili per il mantenimento dei requisiti di qualità del prodotto finito e per la conservazione di un elevato standard qualitativo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche è il partner scientifico del progetto Stalla 2020. Il personale specializzato dell'Istituto ha condotto lo screening genetico iniziale delle mandrie e supportato le aziende nell'elaborazione del modello di gestione degli accoppiamenti nel corso dello svolgimento del progetto. Sono stati effettuati sopralluoghi periodici presso gli allevamenti, con monitoraggio costante dell'andamento della gestione della stalla, del mantenimento dei requisiti del benessere animale, parallelamente all'incremento della frequenza allelica per il carattere di interesse. Questo trend è stato raggiunto mediante l'inseminazione di circa 1.500 capi nelle aziende coinvolte nel progetto. Cooperlat, come coordinatore, ha svolto la sua attività di coinvolgimento dei partner aderenti al progetto di filiera, al fine di cogliere le singole esigenze e di armonizzare le attività di ciascuno,
per il raggiungimento degli obiettivi finali. Oltre all'attività di coordinamento, Cooperlat ha organizzato meeting periodici per lo scambio di informazioni relativo al progetto, per la discussione proattiva su argomenti di interesse e per la crescita continua nel confronto diretto tra aziende e organizzazioni pubbliche. Tra le attività di divulgazione sono da annoverare un convegno tenutosi il 1 marzo 2019 ad Ancona sulla mappatura iniziale dei genotipi per la beta-caseina nelle mandrie delle stalle marchigiane, oltre a due webinar tenutisi il 19 giugno 2020 dal titolo Latte al futuro ed il 20 ottobre 2021 dal titolo Latte da campioni, vale la pena di puntare sul latte a due? Per la condivisione dei dati ottenuti ed elaborati e per la condivisione dei risultati di progetto. I dati ottenuti sono stati pubblicati nell'articolo intitolato Valutazione dei polimorfismi del gene della beta-caseina in vacche da latte allevate nel centro Italia, sulla rivista Animals. L'aggiornamento delle frequenze alleliche è stato presentato in questo poster, in occasione del European Biotechnology Congress 2020. Il secondo lavoro, intitolato Effetti della selezione assistita da marcatori sulle frequenze alleliche e genotipiche delle varianti genetiche della beta-caseina bovina nelle vacche da latte allevate in Italia centrale, è in attesa di pubblicazione. Nel corso del progetto Stalla 2020 è stato anche approfondito il ruolo e il valore delle caseine nel latte destinato al consumo umano. Sono stati descritti i polimorfismi genetici delle proteine del latte ed in particolare delle caseine, utili per stabilire la destinazione del latte e la trasformazione più idonea, in base al contenuto e alla tipologia di caseina. La presenza nel latte dell'isoforma A2 della beta-caseina è considerata sempre più una caratteristica desiderabile, perché conferisce al latte una maggiore digeribilità, da non confondere con la digeribilità correlata al ridotto contenuto di lattosio. I risultati del progetto Stalla 2020 sono molto incoraggianti e confermano il miglioramento genetico atteso. L'utilizzo in futuro di sperma sessato A2/A2 certificato nei piani di accoppiamento potrebbe contribuire ad accelerare l'aumento del numero di femmine da destinare alla produzione di latte A2. Considerando che negli ultimi anni la commercializzazione del latte A2 ha conquistato ampie porzioni di mercato in molti paesi extraeuropei, mentre in Europa e in Italia rimane ancora un prodotto di nicchia e che altre industrie lattiero-casearie italiane medio-grandi hanno già intrapreso questa strada, vedremo quale sarà la scelta di Cooperlat in merito alla commercializzazione del latte A2.